Backstage di Aladdin, il musical geniale. Ragazzi, noi siamo in compagnia di Maurizio Semeraro, Jafar. Io però. Buonasera a tutti. È buono. Ciao Maurizio. No, sono buonissimo. Infatti, guarda, Babbo Jaffa. Se tu togli la Babbo R. Se tu togli la R, divento buono. Ma con la R è pericoloso. Durante le prove ho sentito una voce che è ancora più potente di quando ti avevamo lasciato. Forse è il fisico anche. Tra l'altro, guardate, fantastico. Ragazzi. Saranno i 45 kg che ho perso. Famo pubblicità. 45 kg, ragazzi. Cambia il fisico, ma non il resto. Insomma, la voce resta quella. La voce è sempre più potente. Anche la voglia di fare insomma, bene quello che facciamo e di divertirci, soprattutto quello fondamentale. Io devo dire che questo musical è fantastico. Stasera ce lo godremo. Grande successo a Roma, Torino vi aspettava. E cosa vuol dire fare questo musical per te, Maurizio? Allora, intanto Aladdin per me, se partiamo una è lunga, vedete mezz'oretta. Allora, Aladdin è il mio. Fra un po' devi essere in scena, ma non importa. È il mio cartone animato preferito, ok? Della Disney, da sempre. Il mio ruolo preferito è il genio. E ho sempre desiderato farlo. Non è il primo Aladdin per me, lo sapete, nel 2010 lo feci con Manuel. E ho scritto dai poi quest'anno. Anzi, l'anno scorso avremmo dovuto rifarlo. Avrei dovuto fare il genio. Ma poi, per motivi che non è partito. Quindi quest'anno mi ritrovo comunque in Aladdin sotto un'altra veste. Questa volta faccio il cattivo. È il primo ruolo da cattivo che mi capita e non mi dispiace, devo dire. Però è fatto veramente, veramente bene. L'idea di cambiare la storia ci sta. L'abbiamo Maurizio Colombi. Ma poi l'abbiamo perché siete una famiglia, una squadra. Però l'abbiamo completamente rivoluzionata. Ci sono i due geni, ci sono appunto quindi l'anello e la lampada. Non è così facile esprimere il desiderio. Insomma, è una cosa un pochino più articolata. Tanti personaggi nuovi, divertenti, ma soprattutto un cast meraviglioso. Parlo principalmente perché ovviamente se siamo qui è perché tutti quanti sono in gamba e questo è fuori discussione, ma umanamente parlando è un cast meraviglioso. Siamo tanto uniti, ci divertiamo da morire, tanta gente a Roma si dice ma si vede che vi divertite, si vede che c'è affiatamento, è verissimo, questa è fondamentale per portare a casa lo spettacolo in maniera bella. Lo spettacolo è divertentissimo, ci divertiamo veramente tanto, il pubblico si diverte tanto, anche i bambini, quindi ecco. E poi c'è quel matto di Sergio Frisci. Si è mangiato i plinch, ha detto prima. Sì, maledetto, non me l'ha detto. Beh, meglio che sono a dieta, però però qualche plin mi sa che pure io ci casco. Ma certo, fino a domenica. Bravo. Allora, invita bene gli amici di Poltronissima a venirvi a vedere. Dai. Ragazzi, Jafar non vi invita, vi costringe a venire a vedere Aladdin, il musical geniale, altrimenti sono fatti i vostri, ok? No, scherzo, venite a vedere lo spettacolo che è bellissimo, vi aspettiamo al Teatro Alfieri da oggi, giovedì 12 fino al 15 di dicembre, c'è ancora posto, non tantissimo, quindi affrettatevi, perché ne vale la pena, vi divertirete tantissimo. Grazie Maurizio Semeraro, è sempre un piacere, grazie, viva Aladdin, viva tutti!